Ciao a tutti ragazzi e ragazze, allora questo è un video per farvi vedere lo smaltimento di prodotti che ho fatto in questo ultimo periodo. Ovviamente non vedrete molto spesso questo video perché io non mi trucco tutti i giorni, quindi non ho la possibilità di smaltire più prodotti. Infatti come make-up ne trovate due soltanto e poi tutto il resto è tutto pulizia del viso, struccaggio, eccetera, eccetera. Come iniziare con la crema? La crema che ho finito è questa qua della Nivea, questa qua, ed è la crema idratante. Io questa l'ho finita, totalmente finita. Infatti c'è anche la seconda che sto per finire, ve la faccio vedere, vedete qua. Ed è questa qua, non so se si vede, che è quasi finita, perché mi ci sono trovata benissimo e quindi ne ho voluta prendere un'altra. Questa qua, vediamo se infatti ho posato il barattolino vuoto, così buttavo quello, diciamo, quasi vuoto. Vediamo, sì, questa. Allora, con questa crema mi sono trovata benissimo. Il costo è stato di 5,50 euro, ma questa crema era nella confezione con lo scrub, che lo scrub invece l'ho finito quasi subito. Questa è una crema intensiva, Nivea Visage si chiama, ha 50 ml di prodotto con una scadenza di 12 mesi. Ovviamente a 12 mesi non ci siamo arrivati perché io la crema la utilizzo tutti i giorni, quindi all'infuori da quando mi trucco io la utilizzo sempre. Mi ci sono trovata benissimo. In quest'ultimo periodo ovviamente la sto utilizzando di più perché ho la zona T molto molto screpolata e quindi mi serve tanto per idratarmi il viso. Poi, per quanto riguarda sempre il viso, andiamo al fondotinta, il mio amore, che è il fondotinta, questo qua della Wycon, nella colorazione 03, è un wet and dry, come leggete, e ha 7 grammi di prodotto con una scadenza di 24 mesi. Questo fondotinta era con uno specchietto, qua c'era ovviamente il fondotinta, e qua c'era la spugnetta. Io con questo fondotinta mi sono trovata benissimo. All'inizio lo utilizzavo con il pennello, ma non mi trovavo bene. Poi, una volta dovevo uscire veloce veloce, quindi ho preso la sua spugnetta e ho applicato il fondotinta. Devo dire che è stato l'amore della mia vita. Mi piace tantissimo, è troppo, cioè, è bello, veramente è troppo bello, perché mi fa un viso da porcellana e a me piace tanto. Il costo era, se non mi sbaglio, di 9,90 euro, ma lo dovete provare perché è un bellissimo fondotinta. La colorazione, veramente, come vi ho detto, è la 03 perché ha un sottotono rosa e io ho un sottotono rosa. Quindi ottimo fondotinta. E veramente l'ho utilizzato abbastanza. Infatti, all'ultimo, siccome si era proprio rotta la cialda e ce n'era pochissimo, l'ho utilizzato anche come cipria ed era favolosa. Poi, sempre per quanto riguarda i trucchi, ho finito questo qua della Essence, che è Lash & Brown, il gel mascara, questo qua. Lo vedete tipo denso qua, ma invece è vuoto, non so se si vede. Aspettate se riesco a farvelo vedere, ma è vuoto. Ha soltanto la parte dentro che è densa, ma è rimasta così. Questo qua l'ho utilizzato tante volte, infatti l'ho consumato subito, perché siccome io ho delle sopracciglia abbastanza folte, li sistemo con il mascara, con la spatolina e mi tengono abbastanza e quindi mi piace. Questo ha 9 ml di prodotto con una scadenza di 6 mesi e devo dire che mi è durato meno di 6 mesi perché l'ho utilizzato infatti abbastanza. Poi, per quanto riguarda invece il struccaggio degli occhi, ho finito questo che è quello della Kiko. Questo qua è il bifasico, è il cleanser A Lips, il struccante occhi e labbra della Kiko. Questo ha 125 ml di prodotto con una scadenza di 12 mesi. Questo l'ho preso quando era con lo sconto a 5,50 euro. Mi sono trovata benissimo. Mi dà quell'effetto un po' di tipo di olio sugli occhi, di quella oleosità sugli occhi, però mi strucca velocissimamente, veramente. Cioè,
Io metto il batuffolino, lo tampono un pochettino e poi puff te lo tolgo. Mi si toglie subito, 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 anche il mascara waterproof. Invece con altri struccanti devo strofinare e mi dà fastidio, specialmente agli occhi, perché ho degli occhi sensibili. L'inci non è molto buono, però mi ci sono trovata bene, infatti ne ho comprato un altro. Ma in questo periodo, non so se avete visto il video, sto utilizzando uno struccante che è un sapone particolare che mi strucca alla perfezione. Mi strucca anche i mascara waterproof, quindi è un ottimo, 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 ottimo sapone, che mi fa un leggero scrub, devo dire, e mi ci sono trovata bene. Questo però è ottimo. Oltre all'inci è uno struccante ottimo. Ovviamente, non so se ve l'ho detto, è uno struccante bifasico. Ottimo. Faccio veloce veloce perché la batteria sta per scaricare. Poi, come altro struccante, ho utilizzato questo che è l'olio di karité dei provenzali. Questo qua. E questo a 100 ml di prodotto ha una scadenza di 12 mesi. Questo io l'ho utilizzato sia per struccare gli occhi, sia come olio sulla pelle, sia nelle smagliature, perché è un periodo che ho abbastanza smagliature. E ultimamente l'ho utilizzato anche per i capelli. E devo dire che siccome avevo le punte dei capelli, le punte che erano tipo bruciata, non so come dirvi, cioè quando li pettinavo sembrava pss, tipo prendevano a fuoco, si arricciavano, una cosa esagerata, quindi non mi piacevano. Infatti avevo voglia proprio di tagliarmi i capelli a zero proprio per questo motivo. E poi ho utilizzato questo, non lo so, mia sorella mi ha detto, dice, mettigli l'olio, e il primo olio che mi è venuto in mente è stato questo e l'ho utilizzato. Questo qua io l'ho comprato perché l'ho visto sul video di Fabulosa in Beauty 84. Angela, ciao, ti saluto. E quindi l'ho voluto provare perché lei ne parla benissimo di questo. E quindi è finito, Angela, è finito. È finito. Costa abbastanza, però devo dire la verità, dura tanto. Quindi è un buono, è un qualità-prezzo, è ottimo. Poi ho utilizzato anche questo che è un cleanser, è un 3 in 1. È un sapone, un tonico e una crema, credo che sia. È un detergente tonico idratante, sì. E questo ha 200 ml di prodotto con una scadenza di 12 mesi. Con questo mi sono trovata bene. Mi struccavo il viso e lo utilizzavo con la spatolina della Philips che vi ho messo, se non mi sbaglio, un video di qualche mese fa, che ho comprato questa spatolina ed era ottimo. Io lo metto sulla testa della spatola e incomincio a massaggiare e mi piace tantissimo. Questo lo faccio quando faccio dei trucchi abbastanza pesanti, tipo come questo di oggi, e faccio questo trattamento. Lo metto sulla spatola, mi faccio il massaggio e mi strucco. Veramente la spatola la trovo sporchissima, infatti lo faccio per 2 o 3 volte finché la spatola rimane bianca. Ed è buono. Come qualità prezzo non ve lo so dire perché era tanto che ce l'avevo, ma non lo utilizzavo. E questo l'ho preso in combo con una crema, se non mi sbaglio, viso, e una crema mani che gli ho data a mia mamma. E niente, ottimo, però non lo ricompro perché i prodotti dell'Avon non mi piacciono molto, quindi non lo ricomprerò. Come ultima cosa vi voglio far vedere questa qua che è una bustina delle Yankee Candle, questa, ed è la Fluffy Towels, che ha il profumo tipo delle asciugamani pulite, mi piace tantissimo. È molto molto buona, è persistente, cioè io la metto nella scala. Io oltre, va bene, ho comprato una proprio per la mia stanza, per questa stanza, per il salotto. Ma io la più grande la metto nella scala, tipo quando lavo la scala, queste cose così, la metto là e si sente proprio fino al portone, perché da me ci sono 2 rampe di scala e l'odore di questa candela si sente fino al portone, cioè quando apro il portone si sente questo odore pazzesco. Ovviamente poi la spengo se me la ricordo, ma di norma c'è anche chi la spegne. Comunque è ottima. Io questa l'ho presa
Su eBay, se non mi sbaglio, o sul sito. Credo di averla presa sul sito ed è ottima, mi piace tantissimo. E questa è la prima candela che finisco, perché ovviamente ce ne vuole pochissimo, non dovete mettere tutta la tarte, ed è buona, mi piace. Per questo video ho finito, ho smaltito questi prodotti. Bene, credo di essere stata brava per questo smaltimento. Spero che ce ne siano altri più in là. E niente, spero che questo video vi sia servito a qualcosa. E come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. Se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!